Vista l'altimetria banale oggi, potevamo pensare, no? Ok, tappa proprio così, scialba di trasferimento, da Riccione a 100-179 km, scusate la ripetizione, il gioco di parole. E invece, vista l'altimetria e visto quello che potevamo chiedere a questa tappa, direi è successo anche di più, forse. O meglio, è successa la cosa che speravo succedesse, il ventaglio. Non vedevo un ventaglio da un sacco di tempo ormai, già l'altro ieri nella tappa di Francavilla avevo detto, magari lì sulla costa potrebbe succedere un qualcosa. Speriamo di vedere, no? Un finale movimentato da questo punto di vista. Sono stato accontentato con 2 giorni di ritardo in questa tappa, per tutto il tratto in cui hanno avuto, no? Vento che permetteva di poter aprire un ventaglio, ci hanno provato, in primis quelli della Ineos hanno comunque effettuato un vero e proprio, hanno provato un vero e proprio attacco. Non hanno praticamente sorpreso gli uomini di classifica, hanno sorpreso il velocista favorito, Jonathan Milan, e praticamente anche la maggior parte della sua squadra, più ovviamente altri corridori. Alla fine nulla di fatto, col senno di poi vince lo stesso Milan, quindi sì, avranno fatto stancare maggiormente la Lidl Trek, avranno fatto stancare maggiormente un Milan che in un momento magari no, di maggiore annebbiamento, frenesia, è voluto andare in prima persona ad un certo punto cioè, mettersi in proprio per andare a ricucire, invece poi insomma viene tra virgolette richiamato all'ordine dopo un po', insomma si ragiona un attimo e alla fine vabbè. Nulla di fatto perché poi cambia la direzione della corsa, quindi cambia anche la direzione del vento che incontrano i corridori. E quindi nulla di fatto. E alla fine, con il senno di poi, non è successo nulla. Perché? Perché il favorito di questa tappa, Jonathan Milan, va a prendersi la sua terza vittoria in questo giro. Quindi cala il tris. Iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. 179 km, tappa di trasferimento da Riccione, quindi dalla costa romagnola a 100 in provincia di Ferrara, tutto piatto, 150 metri di dislivello, ma in pratica si parla, no, dei cavalcavia, cioè lì sono i metri, lì si accumulano i metri di dislivello. C'è una fuga che ha un destino al 99% assolutamente segnato, diciamo che vengono ripresi anche molto prima del previsto a causa di quello che ho appena detto, quindi del ventaglio che si apre, del forcing di una parte del gruppo dietro, quindi in particolare della Ineos e poi anche altre squadre comunque se non erro si mettono lì a lavorare e quindi beh, quando mancano più o meno una cinquantina di chilometri, una fuga già molto 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 probabilmente senza speranza viene annullata. A quel punto il rischio qual è per il gruppo, anche se a quel punto poi si comincia ad aumentare l'andatura e quindi è difficile che possa esserci qualche azione degna di nota. Ci proveranno in due Marcellusi e un altro corridore che non ricordo chi fosse ad un certo punto, però sì, ok, accumulano una ventina di secondi ad un certo punto, ma poi vengono riassorbiti dal gruppo. Però diciamo, ecco, l'unico rischio per il gruppo a quel punto era quello che potesse formarsi, diciamo, un nuovo attacco, anche se soprattutto dopo il rientro di Milan con la squadra, quindi dopo il rientro della seconda parte di gruppo, quindi il ricongiungimento, diciamo che le squadre dei velocisti e soprattutto la Lidl Trek, che nel complesso è stata, tranne ecco, quell'errore, quella distrazione, chiamiamola così, ma bravura anche della Ineos, per carità comunque di chi ha attaccato, però anche distrazione di quelli che si sono fatti prendere alla sprovvista. Lidl Trek e altre squadre dei velocisti si mettono lì davanti e vanno a fare il ritmo ad un certo punto, 60-65 all'ora, quindi vanno fortissimo e gli ultimi 30-40 km se li mangiano come se nulla fosse. La Lidl Trek brava comunque a recuperare, bravi a ricongiungersi, anche per quel fatto che ho detto, no, che cambia la direzione della corsa e quindi cambia la direzione del vento automaticamente. Arriviamo nel finale. Nel finale, Lidl Trek magistrale. Posizione in pratica sempre, sempre ottimale.
consoni un fenomeno nell'essere un ultimo uomo, ma soprattutto proprio negli ultimissimi chilometri. Ecco, un altro problema che poteva incontrare il gruppo oggi, come abbiamo detto ieri, qual era? La planimetria. Ieri non conoscevo la planimetria della tappa odierna, però vedendo poi il finale, in effetti, no? Rotonde, quindi strada che si stringe, curve contro curve, in una curva hanno rischiato, a dire la verità, perché c'è un rallentamento di qualcuno che provoca il rallentamento di pezzetti di gruppo, no? E in una curva stretta può esserci la caduta e poi ripartire a quel punto sarebbe veramente difficile. C'è una caduta in realtà nel finale che complica un po' le cose per qualcuno, non credo ci siano state grosse conseguenze, però a movimentare una tappa che è stata comunque più movimentata di quello che magari di base uno si poteva aspettare, c'è stata anche questa caduta. Però comunque ultimissimi chilometri, poi si entra quindi nell'ultimo chilometro, con qualche curva, semicurva tra l'altro. Beh, la leader track fa un'andatura mostruosa e sono rimasti sempre lì davanti. Non hanno permesso a nessuno in pratica di andarli a disturbare diciamo di mettere a rischio la loro posizione proprio lì davanti, no? Di primo treno. Infatti, quando comunque rimane l'ultimo uomo con Milan è lì davanti. Poi, ok, con Sonny non ha potuto svolgere appieno il suo consueto lavoro nelle ultime centinaia di metri della tappa, della volata. Perché? Perché Fernando Gaviria ha anticipato, un Gaviria che non è il miglior Gaviria, un Gaviria che di solito comunque, meglio, spesso prova questo tipo di azioni, quindi ad anticipare un po' la volata. Oggi, per forza di cose, mi sento di dire, deve provare a fare qualcosa di diverso, perché nel testa a testa comunque non può nulla, quindi prova a fare quello che magari tante altre volte aveva già fatto. E quindi anticipa Gaviria. Milan, ovviamente, da posizione favorevole in quel caso, perché? Perché è lì davanti, può saltare subito sulla ruota di Gaviria. Gli salta sulla ruota, ad un certo punto parte Milan quando mancano 150-200 metri più o meno, forse anche poco di più, ora non ricordo di preciso, però parte Milan e acquisisce subito un gran bel vantaggio su tutti gli altri. E poi un Anniolkowski della Cofidis che risale pian piano. Certo, non può nullo, cioè non può nulla nell'ultimo tratto di volata, cioè non può affiancare Milan che è troppo più forte, però fa una bella volata questo corridore della Cofidis, il polacco della Cofidis. Però giornata a Milan perentorio, anche oggi vince di una bicicletta precisa precisa, e quindi fa questo segno, questo simbolo, tris di vittoria al Giro d'Italia quest'anno, più 2 secondi posti. Direi che il bottino comunque è buono. Poi anche il fatto, no, di essersi fatto sorprendere assieme alla squadra, di voler ricucire in prima persona, e poi quindi insomma qualcuno gli farà capire, gli avrà fatto già capire che è sbagliato in quel momento. Tutta esperienza, come magari non era perfetto in alcune situazioni lo scorso anno, invece quest'anno è migliorato molto in ambito proprio di volata, movimenti, attenzione, eccetera. Insomma, Milan è giovane, quindi anche in altri ambiti, come quello del ventaglio, sicuramente, insomma, sicuramente tutta esperienza, e quindi progredirà anche da quel punto di vista. Quindi Milan avrà tra l'altro, possibilmente, a meno che non si arrivi fuori massimo in qualche tappa, ovviamente spero di no, altre due possibilità: giovedì prossimo un'altra tappa di fatto di trasferimento, e poi l'ultima tappa di Roma, si spera. Comunque, primo Milan, grandissimo Johnny; secondo Anjolkowski; terzo Filbaus; Van Dijk, Hofstetter, Gaviria sesto, Molano settimo, Piti nono, e poi a chiudere in top 10 due italiani: Lonardi, che l'altro ieri a Francavilla era arrivato terzo, e Alberto Dainese. Questo è, ragazzi. Domani la cronometro. Attenzione, Ganna deve lavorare oggi per la Ineos. Forse non troppo contento di questo. Attenzione, perché comunque sono degli sforzi, e in vista di domani no, non è propriamente il massimo, sinceramente, anche per come la vedo io. Quindi vediamo cosa succederà domani. Comunque, 31 km di cronometro. Ovviamente forza Pippo, speriamo in una doppietta, speriamo in 1 o 2 giorni tutta italiana. Iscrivetevi, campanella mi piace, viva il ciclismo, viva il Giro d'Italia, al prossimo video.